Ciao Agnoni, benvenuti a questo nuovo video che durerà almeno 3 minuti, così scialla. Mi sono dimenticato di farvi la reaction a Spezia Lazio, parere delle tre, iniziato il derby della Mule, degli ultimi minuti, però 3 minuti si possono perdere per commentarvi Spezia Lazio. Niente, se sentivo di là la partita. Lazio vince 3-1 in casa dello Spezia, partita che al primo tempo la Lazio nei primi minuti va subito bom 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 bom, va subito forte, intensità alta, quindicesimo, pare completamente con i Savic, che in buca immobile, davanti al portiere, sotto le gambe, Ciro Immobile, uno degli attaccanti più forti d'Europa, fino al gol del 1-0 dopo 15 minuti. La Lazio diciamo che cade in realtà, perché fa 20 minuti di avvio con l'avvantaggio, poi gioca lo Spezia che prende due pari, fa un sacco di azioni, però nel momento migliore della Spezia, Milinkovic-Savic, la punizione destro, e la Spezia nel portiere, la Lazio nel momento peggiore trova il gol del 0-2. Gioca sempre la Spezia, ma la Lazio gioca meglio lo Spezia, ma la Lazio a vincere per 2-0. Quando poi nel secondo tempo la Lazio cade completamente, lo Spezia continua a fare la partita, perché è lo Spezia per 90 minuti che fa la partita, la Lazio che ha avuto soltanto due occasioni di contropiede, una finalizzata da Immobile e una con la punizione tirata da Milinkovic-Savic, quindi con due occasioni di contropiede la Lazio sta vincendo grazie a quelle due occasioni. E poi arriva la fiammata di Zola, palla per lui, sinistro la carezza, sinistro a giro e palla all'angolino 1-2. Là ha detto lo Spezia pareggia perché sta facendo la partita, non ha mai segnato. Adesso che la Lazio è calata e ha riaperto la partita, Spezia che continua ad attaccare fino agli ultimi minuti. La Lazio che di nuovo colpisce nel momento peggiore, dopo aver trovato il 2-0 nel momento peggiore, trova il gol del 3-1 con una giocata sulla sinistra di Andrés Pereira che la mette dentro e trova il gol dell'1-3. Partita, abbiamo detto che Lazio, sopra il punto di vista di gioco, non ha meritato assolutamente, però ha visto la tecnica, ha colpito 3 volte, ha avuto 3 occasioni, 3 gol. La Spezia avrà tirato 7-8 volte in porta, segnando soltanto una volta. Organizzata, che sa soffrire e soprattutto cinica, porta a casa questa vittoria. La Spezia, nomino Nzola, gol, eccetera, nomino Nzola, poi nomino Gyasi, i due lì che danno sempre fastidio, e anche, devo dire la verità, anche Farias non mi è dispiaciuto per il suo che ha fatto. Alla Lazio, Immobile, Milinkovic-Savic, ovviamente Luis Alberto.